Primo appuntamento della nuova stagione calcistica, appuntamento con il calcio giocato, un cordiale saluto da Kematen in Tirul, città di 2800 abitanti ai piedi di Innsbruck in Austria. È qui che si giocherà il primo test amichevole per il Lecce, che sta effettuando il ritiro precampionato in Austria, per la prima volta all'estero, a Neuschwitz im Subaital in particolare. Un ritiro che prevede diverse amichevoli quest'oggi, due partite in un unico test, il primo che sta per iniziare. Squadre in campo agli ordini di mister Gotti da una parte e mister Ardolino dall'altra per questo primissimo confronto. Volti che ben conosciamo, con tante apparizioni in prima squadra come Falcone e Baschirotto, qualche apparizione anche per Burnett, e per il resto sono tutti giovani provenienti dalla primavera. Ed ecco che è partito in questo momento il match subito in pressione. Daka che commette un fallo, pallone pronto a essere messo in mezzo dalla bandierina, così avviene il colpo di testa di Baschirotto, ed è Baschirotto che porta in vantaggio il Lecce e che soprattutto sigla il primo gol stagionale, non ufficiale per carità, in amichevole, ma è pur sempre il primo gol del Lecce al quinto minuto. Gestisce molto bene questo pallone, poi trova l'imboccata giusta ad Ossia, centra, porta il pallone sul sinistro per l'incursione, attenzione Burnett, il tentativo di conclusione che viene stoppato e poi il pallone allontanato. Lemmens, Smailovic, pallone di ritorno per Rodriguez, si accentra McGennett con il destro, non riesce a far passare il pallone, sbaglia la misura però nel disimpegno il difensore, la conclusione di Burnett è stoppata, poi Daka ancora sul palo più lontano, sfiora l'incrocio, grandissima conclusione. Nono minuto, 1-0 per il Lecce. Smailovic, il cross di sinistro, stacca di testa ma non inquadra la porta McGennett. Ancora il Lecce, Salomà per McGennett che fa tutto bene tranne la conclusione e il tiro sfuma fuori. Ancora Rodriguez, proprio lui, riconquista il pallone, si accentra, vede l'incursione ma preferisce andare al tiro, si distende con tranquillità a Scalera. Lemmens, cucchiaio per Daka che trova la posizione giusta nell'inserimento in aria, poi il tunnel, riesce primo, secondo dribbling tentato e poi viene steso senza troppi complimenti e l'arbitro decreta un calcio di rigore. Quando siamo al quindicesimo, sedicesimo minuto, Rodriguez sul pallone, fallo conquistato da Daka, parte Rodriguez e il pallone va fuori, il portiere era stato spiazzato ma comunque il pallone si è spento abbondantemente a lato, quindi rigore sbagliato, occasione fallita per portarsi sul 2-0. Ancora dalla bandierina Rodriguez stacca un difensore del Saval che allontana, pallone indietro per Daka che tenta la conclusione direttamente dai 25 metri. Rischiava di non capirsi con il compagno, comunque gestisce bene questo pallone anche Rodriguez. Samek per vie verticali al centro dell'area, si inserisce Burnett che prova di forza e prepotenza, la conclusione stoppata, si torna indietro, Addo a sinistra, salta facile l'uomo, cerca l'inserimento, guadagna il fondo, il pallone al centro e poi in chiusura difensiva Ruoi ancora una volta riesce a mettere il pallone fuori. Daka messo a terra dall'intervento di Iallo che chiede scusa, fair play chiaramente in campo, e poi Scalera nel tentativo di allontanare il pallone lo consegna invece a Salomà, indietro per la corrente, Samek che appoggia in gol e così al trentesimo minuto Samek porta il Lecce sul 2-0.
Rodriguez, pallone spiovente, il pallone che finisce poi dalle parti di Salomache, di controbalzo di sinistro esterno, prova la battuta vincente, pallone alto però sopra la traversa. Samek, l'imbucata centrale per Burnete. Lemmens, finta di corpo, splendida a liberarsi per Rodriguez, tentativo di dai e vai, la conclusione a giro e poi il pallone che va a impattare invece contro la schiena di Martini. Anche questa una buona trama di gioco costruita dallo spagnolo, che ricordiamo ha fallito sì un calcio di rigore, però è sicuramente uno dei più dinamici di questo primo tempo. E poi il gol da parte di Burnete. Quando siamo al 36esimo, agevolato anche in questo caso da una uscita non propriamente impeccabile da parte di Zdrava, e lo stesso Rodriguez si incarica della battuta di questo calcio d'angolo, sempre dalla stessa bandierina, pallone messo al centro, tentativo di girata, l'acrobazia tentata al centro dell'area, ma interviene il direttore di gara che vede una irregolarità nel tentativo di Burnete di colpire la palla. Daka stacca di testa, contrasto deciso ma corretto con Iallo, poi ancora Burnete, salta facile l'avversario, entra in area con il sinistro, l'incursione da dietro di Rodriguez che trova il tempo giusto per la battuta ma non la mira. Ancora Samek, trova Addo a sinistra, il velo di Rodriguez per Samek, ancora pallone a terra per McJanet e poi il tiro, la conclusione da parte di Salomà che porta a 4 le marcature al 43esimo minuto. Samek, Rodriguez questa volta si fa trovare a sinistra, punta Garofalo che nel frattempo è rientrato in campo dopo che era stato sostituito pochi istanti fa. Ancora Rodriguez si libera bene di Commisso, entra in area il pallone indietro per Daka, controllo di destro, conclusione di sinistro, palla in fondo al sacco per il gol del 5-0, bel gesto tecnico di Daka sul palo più lontano. E finisce qui la partita tra Lecce e Saval Maddalena, risultato 5-0, ma applausi a scena aperta per tutti quanti.